Corriamo. Corriamo. Un po' di lag. Cos'è sto lag? Oh, là là. Ehi là là, cos'è sto lag? Mamma mia, lag un po'. Perché laghi? Oddio. Cos'è sto proprio? Oddio. Sono velocissimi. Ok. Mamma mia, di quanto sono. Non pensavo mi facesse così tanto danno. Guardate il creeper quanto danno mi ha fatto. Ci prendiamo sta terra. Oh, lì c'è uno scheletro. Dovrei avere brutte sorprese. Quindi ci mangiamo subito questa bistecca. E non bistecchia. O bistiecca. Ok. E andiamo subito a ad attirare le mucche. Vieni, bella. Vieni. Ce ne sono altre? Ce n'è per tutti. Venite, venite. Ce n'è per tutti. Oddio. No. Ce n'è per tutti, ripeto, per tutte. Una alla volta, venghino signori, via. Ho detto, venghino signori, via. Vai. Bravissima, tu sì che mi piaci. Sì. Di qua, venghino, venghino, venghino. No, 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 di qua, bravissime, bravissime. E grande, ok. Ok, già 4 mucche ragazzi, eh. Niente male come bottino. Va bene. No, ci sta un recintino qua, poi che c'è il lago. Ho già fatto tutti questi discorsi comunque. È meglio rifarli, insomma, dai, il recinto ci sta bene qui. Che ne dite? Proprio vicino alla torre vacca, è giustamente così, eccola lì la torre vacca. Ok, qui ovviamente abbiamo altre vacche per l'appunto. E magari le ammazziamo. Qui sono anche dei polli, sono attratti se non sbaglio i polli dagli semi, giustamente. Ma te non ti ammazzo, vieni, vieni, vieni. Vieni. Dove vai? Vieni. Vieni, 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 vieni. Guarda che bravo che sono. Vieni. No! Ah, porca miseria. No, che casca anche lei adesso. Lo sapevo. Mi hai fatto il tranello, eh. Ok. Prendiamo questa andesite. Che ho fatto? No! Prendila. Ma porca miseria. Non si può fare una roba del genere? Veramente non si può? Così si può però. Ok. Perfetto ragazzi. Allora, abbiamo fatto il nostro primo recintino. E dopo faremo anche uno piccolissimo proprio progetto per la casa. E io farei anche una torre per il recinto, eh. Che sarà poi la torre della casa. Non è che lo chiamerò torre recinto, sia chiaro. Però eccolo qui, guardate che bello, ci sta, ci sta, ci sta. C'erano altre mucche qua, se non sbaglio. Oh sì, che ci sono. È un po' una missione qua, perché devo salvarle praticamente, dato che stanno per annegare. No, non giratevi, va tutto bene. Ci vuole calma e sangue freddo, come diceva Dirisio, dai. Calma, yay, vai. Porca miseria, più lontano di quanto pensassi. Dai, su. Maledette ninfee, ora le odio. E se non sapete perché, beh, seguite la serie. Non ne ho più. Qualche altro cubetto di terra, dai. No. È prima che le mucche mi despawnino. Va bene, dai, può bastare. Mucche! Guardatele che. Come sono attratte! Guardatele! Anche te! Senza esclusione. Dov'è il recinto? Eccolo qui, perfetto. Oddio, adesso ho paura per le altre però. Dentro, tutte dentro! Brave! Sì, tutte dentro! Dentro ho detto, bravissime! Bravissime! Ci sono. Ok, tutte dentro, perfetto. Guarda che belle, cominciano già a essere un numero
da farm, insomma, ragazzi, la nostra farm di mucche, grandissimo. Guarda che belle. Perfetto. Direi che non ne servono altre da prendere, perché queste bastano. Come vedete, volevo fare una specie di torre, però davvero poco materiale. Beh, userò queste 11 cose qualche ho. Ok. Ecco la diorite. E poi la terra che ho. Ok. Precipitiamo sull'albero. È un po' piccola, eh. E senza torce, caspita, non ho messo la torcia. Dai, possiamo recuperare qualcosa? Ci provo. Mamma mia! Ok. Dai, va bene così. Ne basta uno. Ok, io andrei a... ovviamente fuori dalla parte, ragazzi. Non da questa, perché voi sapete tutto, voi vedete tutto poi che lo divido io in parti, però fuori dal... da quella volta lì che sto registrando, quindi non so quanto durerà ancora la registrazione. Tanto ci prendiamo le uova, che ci possono servire in futuro, appunto, per fare una farm di polli anche. Appunto, dicevo, farò un po' di scavi, nel senso anche per cobble, sono cose molto stupide, perché poi puoi avere dei materiali per la casa, giustamente. E sarebbe molto noioso farlo con voi. Tanto facciamo un po' di caccia. Questa è una sopravvivenza, ragazzi, non me ne vogliate. E dobbiamo sopravvivere in qualche modo. Ok. Belle le mucche. Mamma mia che attacco l'Assassin's Creed. Buono, buono tutta questa pelle, ragazzi, perché ci serve per l'armatura. E poi ovviamente ce ne andremo, ragazzi, ancora in esplorazione nelle grotte. Mamma mia quanto massacro qui. Ok. 15 di cuoio. Vi rendete conto, ragazzi? 15 di cuoio. Buonissimo. Buonissimo. Ci possiamo fare forse un'armatura completa con le 8 che abbiamo a casa. 23 dovrebbero bastare in totale. Non ne sono sicuro adesso, perché non me ne intendo molto, però va bene. Sono contento, ragazzi, anche perché tanto approfitto per prendere questo carbone, dato che scarseggia. Comunque, dicevo, sono contento per questo recinto, questa farm di mucche, perché secondo me, ragazzi, verrà una cosa davvero fatta molto bene. E sposterò ovviamente anche, ragazzi, il campo di grano, diciamo così, nella casa futura, quindi dove c'è il recinto di mucche all'incirca qua. Quindi nella palude. E poi ovviamente non ci sarà una casa fissa, diciamo, perché sarà più che altro la nostra dimora fra le torri, diciamo così. Però ovviamente sarà il posto in cui avremo il letto, per intenderci, quindi circa lì. E poi da qua, qua, qua e lì, appunto, avremo tutta la nostra dimora. Ce ne torniamo a casa, ragazzi, perché come vedete torna a scarseggiare il cibo. Andiamo un po' a cucinare quello che abbiamo guadagnato dalle mucche e soprattutto farci un'armatura per magari nei prossimi episodi andare nelle grotte ed essere più difesi, perché come abbiamo visto anche con il creeper basta un'esplosione anche da difeso e quasi mi mandava giù, quindi è giusto magari andare a fare un po' di cose belle belle. Ok, intanto qui prendo un po' di sabbia, ragazzi. Scusate se lo faccio con voi, potevo farlo anche fuori dalla parte, però dai, tanto per fare anche questa piccola cosa insieme. C'era per il vetro, ragazzi, ovviamente cuocendo la sabbia si fa il vetro. E potrà servirci appunto per la nostra nuova casa, specialmente. Dai, per cambiare via, ragazzi, dato che abbiamo fatto quella volta la... cioè, non so per voi se sia una scorsa parte, boh, non lo so. Abbiamo fatto l'altra strada, facciamo questa stavolta. Così ci rinfreschiamo la memoria di quello che abbiamo. Ok, qui non scendo più nelle buche perché c'era una sbagliata, diciamo, quasi una... una storia di enigmistica. Ok. E ci andiamo a casa. Sarebbe bello anche col ferro magari farsi una porta di ferro, può essere utile assolutamente. Non avevo carbone? No, ne ho preso un pochino, però sono contento. E andiamo, guardate un po', 14 di carne. Ragazzi, sono contentissimo. 14 di carne è veramente molto buono, perché può veramente tenerci vivi per un bel po' di tempo, ragazzi. Dai, tanti bei like per rimanere vivi tanto, essendo una cosa di sopravvivenza, ovviamente. Ah, intanto appena ho scoperto che il 15 non erano più 8, erano 15 e basta. Ah, ok. Perché qui non trovo altre. Intanto abbiamo la nostra bella tunica. Qui abbiamo anche il... no. Io mi farei piuttosto le gambe, no? Che non si fanno così. Si fanno magari così. Mamma mia, giusto giusto allora. Ragazzi, abbiamo giusto giusto la tunica e le braghe. Perfetto. Quindi abbiamo un 2,5 di armatura che può assolutamente servirci, ragazzi, adesso ci quindi molto molto utile. Qui io aspetterei di finire, che finisca prima che... ah no, qui è notte, quindi meglio stare attenti.
Che mi raddoppio a casa con altri oggetti, magari fuori dalla parte, ragazzi, intendo fuori dall'ultima registrazione, quindi quando saluterò metterò a posto anche le casse, quindi farò queste cose un po' noiose che non è giusto fare insieme a voi. Perfetto, allora io vedami la sabbia, ok. Dall'altra parte, ragazzi, cuocio anche la sabbia. Vedete quanto è utile avere più di una fornace. Qui tanto il carbone basta, sì, basta, avanza. Anche qui dovrebbe bastare, me ne metto un altro per sicurezza. E perfetto, quindi con questo uovo, ragazzi, magari ci faremo anche appunto un pulcino. Vediamo se avremo fortuna. Comunque, quello che voglio dire è che sicuramente faremo anche una farm di polli. Ma intanto, ragazzi, il nostro obiettivo è stato fatto, ovvero la farm di mucche, che è davvero molto utile sia per la carne che per il cuoio. Quindi io andrei a letto, dato che è ora, giustamente.